dopo l'ennesima notte insonne, l'ennesimo appuntamento. Stranezze da risolvere. Lavoro. Pure la De Bonis, però, chiamarmi sempre all'ultimo momento. Ma non avevo questa faccia perché ero agitato, no. Era perché sapevo che se non mi fossi sbrigato, mi sarebbe scappata. E non sarebbe stata la prima volta. Ero proprio agli sgoccioli. È aperta? Eccoti qua. Spero tu abbia dormito almeno un'ora stanotte. Quale notte? Lei è Greta. Una mia cara amica. Greta. Ad accendere? No, veramente non fumo. Peccato. Non farci caso. Nonostante i suoi modi, Minelli è un professionista. Di che si tratta? Greta ha una richiesta un po' particolare. Pensavo non ci fosse nessuno per casi come questi, ma poi ho pensato a te. Cioè? Io rivoglio il mio cuore. Dove l'ha perso? Non l'ho perso. Me l'hanno rubato. Oh, che cosa sgradevole. E chi è stato? Dino, mio marito. Si è preso il mio cuore e poi se n'è andato. Lei abita lontano? Quanti? Nulla, grazie. Non ci faccia caso. L'ultima volta che ho dormito ero molto più sveglio di così. Ma... mi parli di suo marito? Tra un mese avremo festeggiato il nostro 10° anniversario. Ci siamo conosciuti nel paesino dei suoi genitori. Non so se lo conosci. Era un paesino di montagna, un paesino molto bello. Eravamo molto affiatati, ma... eravamo come una parte dell'altra. Ne passavamo molto tempo insieme. Parlavamo molto di più. È quello che decidi. Quindi no, no, decidi tu. No, ma perché devo decidere sempre io? Mi sembra la stessa storia, insomma. Suo marito aveva qualche abitudine particolare? Vediamo. Il martedì il solito poker e ultimamente la domenica la Coppa Ice Club. La Coppa che? La Coppa Ice Club, la solita partita di tennis per cui gli uomini lasciano sempre le donne a casa da sole mentre perché loro dei maschi pigri avrebbero dovuto perdere tempo per dare un nome così complicato a una partita del cazzo. Mi insospettiva. Senza dubbio c'era di mezzo un'altra donna. Trovata lei, trovato lui. Sono il detective Minelli. Ho bisogno di parlare con Dino De Marco. Sai dirmi dove posso trovarlo? Ma perché vuole saperlo? Non veniva qui ogni domenica per la Coppa Ice Club? Non so di cosa stia parlando. Senta, c'è di mezzo un omicidio. Dino De Marco potrebbe essere in guai seri. Se non vuole essere accusato di favoreggiamento, le conviene fare due cose. Uno, mi tenga questo bicchiere. Due, mi dica quello che sa. Non esiste nessuna coppa. È una cosa che Dino diceva alla moglie quando usciva con quella dell'Ice Club. Quella? Sarebbe? Si chiama Frida, lavora all'Ice Club, un locale al centro. Non so altro. Grazie. Ah, il bicchiere glielo regalo. Una che si chiama Frida in un locale di ghiaccio. E poi quello strano sono io. Vodka e Red Bull. Tu hai un viso conosciuto? Tu no. Ma sì, dai. Non sei Frida, la ragazza di Dino? Sì. Sono un suo amico. Ho saputo che adesso vivete insieme.
Sì, abbiamo finito di sistemare casa da un po'. Allora salutalo. Sono Giulio De Bonis. Frida? Frida Bianco. Con un nome e un cognome trovare un indirizzo è molto più facile. Sì? Eccoti qua. Prego. Prega, prega pure. Che vuole, scusi? Il cuore. Una volta per amore si accettava anche di soffrire. E il cuore imparavi a donarlo agli altri senza privartene. Non costava poi molto, di certo meno della mia paga. Ma oggi si sa. Oggi costa tutto di più.